Bentrovati in diretta dalla Chiesa dei Santi Pietro e Paolo per un evento, quello dell'incendio, che vede una comunità, quella della parrocchia di San Pietro a Resicco, richiamare l'attenzione non solo dell'intera città di Montoro, ma di fedeli e anche, perché no, di appassionati degli spettacoli piromusicali dall'intera regione Campania. Accoglieremo con la processione, con i santi Pietro e Paolo, saluteremo il momento conclusivo di questa giornata di festa, che è innanzitutto naturalmente festa religiosa, ma è anche e soprattutto un momento di grande aggregazione, un momento in cui la comunità della città di Montoro si ritrova ed è capace di accogliere migliaia di visitatori. Abbiamo parlato di spettacolo piromusicale, dunque sono coinvolti i fuochi pirotecnici in assoluta sicurezza, perché parleremo anche di sicurezza. Vi diamo un'anteprima di quello che sarà lo spettacolo dei fuochi pirotecnici. Questo è lo spettacolo alla base, vi racconteremo i diversi momenti che compongono questo spettacolo, dall'incendio del campanile, lo spazio che è immediatamente antistante alla chiesa da cui abbiamo dato il via a questa diretta, e poi un ulteriore momento con i fuochi alle spalle della chiesa. Ma vedete, siamo oramai prossimi all'inizio, alla conclusione della processione, all'inizio dello spettacolo, e migliaia di persone sono in Piazza Mercato, qui nella comunità di Montoro, in particolare nel centro della frazione di San Pietro, che mette insieme l'aria pedemontana della città di Montoro con quella più a valle. I fuochi che sentite in sottofondo accompagnano il momento della processione. È naturalmente un momento di festa che coinvolge tantissimi fedeli, è un momento di festa che trova nel comitato sorto al termine della scorsa festa, dello scorso anno dunque, della conclusione della festa del giugno scorso, un comitato che ha organizzato durante tutto l'anno queste giornate di festa. E noi da un rappresentante del comitato, Giuseppe Della Rocca, ci facciamo raccontare nel dettaglio anche qualche aneddoto su come questa festa sia stata sospesa per un periodo e poi le motivazioni forti, importanti, per le quali ha avuto nuovamente inizio, e qual è, perché no, il significato della festa di oggi. La processione e poi il culmine con l'incendio del campanile è naturalmente il culmine, il momento che suggella un impegno che dura da tempo. Siamo con Pinuccio Della Rocca, che rappresenta il comitato festa. Raccontiamo i diversi momenti della festa, come nasce questo momento? Buonasera a tutti. Come nasce? Nasce come una festa patronale, però poi con gli anni diciamo che l'incendio del campanile è il culmine della festa, perché come ben potete osservare qui la piazza si riempirà, perché San Pietro ha un richiamo enorme per questo incendio che viene da molto ma molto lontano. C'è stato un periodo che questo incendio era stato sospeso, però poi nel 1965 un napoletano che venne qui ad abitare, di nome Scognamiglio, che adesso non c'è più, riportò qui a San Pietro l'incendio del campanile, e il primo, diciamo, fuochista che venne qui si chiamava Napoletano di Marano. Quest'anno invece da Ascoli Piceno. Sì. Come avviene la scelta di chi cura poi lo spettacolo pirotecnico?
Noi diciamo che come tutte le cose c'è stata un'evoluzione. Prima l'incendio del campanile diciamo era un incendio manuale, nel senso che il fuochista accendeva manualmente questi fuochi, ma adesso è tutto computerizzato, quindi loro sistematicamente montano tutto e poi parte e si vede le tre fasi, perché noi abbiamo tre fasi per l'incendio al campanile, che è il campanile, il sacrato e dietro alla chiesa. Quindi a tempo di musica partiranno i fuochi in queste tre fasi dell'impianto. Questi tre momenti da rispettare, anche se avete lasciato naturalmente all'artista dei fuochi pirotecnici la libertà di potersi esibire. Esattissimo, noi nemmeno i brani scegliamo, diciamo devi fare tu. Noi abbiamo portato qui tre anni di seguito il campione del mondo del piromusicale, che è la ditta Vaccalluzzo di Catania. Poi noi di solito dopo i tre anni cambiamo e adesso teniamo la pirotecnica Santa Chiara, che dopo il Covid l'anno scorso ha fatto un ottimo incendio. La gente è rimasta meravigliata, tutti soddisfatti, siamo ritornati a casa e nello stesso momento le abbiamo riconfermato. Il comitato festa è fatto di tante persone, quindi nominare qualcuno significherebbe inevitabilmente penalizzare l'impegno di qualcun altro, però c'è qualche ringraziamento in particolare? Ma noi diciamo che teniamo 100 persone che si chiamano Master Fest, cioè che non dico, ogni Master Fest c'ha una quota da pagare. E quindi poi in questo gruppo si fa il comitato esecutivo per organizzare la festa. Quindi sarà il parroco che convoca i Master Fest e in quel gruppo uscirà poi diciamo le persone, che di solito saremo una decina, infatti ci dividiamo, adesso un gruppo sta da una parte, un gruppo davanti alla processione e un altro gruppo sta davanti proprio alla banda per discutere, e le persone, a dire la verità, ci sostengono con grande entusiasmo, sono loro che vengono da noi. Quest'anno la diretta televisiva, non ci resta che invitare i telespettatori a gustare questo spettacolo. Io credo non abbiamo mai fallito, perché San Pietro è un richiamo enorme, anzi voglio dirvi un episodio. Noi siamo in concomitanza con i festeggiamenti di Cetara, che anche lì fanno i fuochi. L'anno scorso abbiamo incontrato un gruppo di ragazzi che sono venuti qui, hanno detto: Madonna, ma chi abbiamo perso da tanti anni? Quindi sono tornati, hanno detto: noi non ci verremo sicuramente per parecchi anni. Grazie al Comitato Festa, continuiamo con la nostra diretta. Grazie. Grazie a voi e buon divertimento. Il Comitato Festa Giuseppe Della Rocca ha anche anticipato alcuni degli argomenti, anche delle domande che rivolgeremo a Maurizio Di Pietro, che ringrazio per la disponibilità. Pirotecnica Santa Chiara da Ascoli Piceno, è un ritorno perché siete stati protagonisti, autori dello spettacolo lo scorso anno, sveliamolo a quanti l'hanno visto lo scorso anno e ci seguono in diretta, ci sono delle novità. Sì, sicuramente quest'anno abbiamo incrementato diciamo, la parte degli artifici sulla torre, nella parte aerea dietro, e ci sono alcune novità sui fuochi aerei con diverse tipologie cromatiche ed effetti particolari tipo ghost. Alle nostre spalle vediamo le persone che stanno cercando di guadagnare il punto migliore per godere di questo spettacolo. È una festa che accompagna questa comunità da decenni, ma la Pirotecnica Santa Chiara, a proposito di storia, può vantare 45 anni di attività. Com'è nata?
Sì, la nostra azienda è nata da mio padre, che poi successivamente sono subentrato io. Sono quindi, come diceva, 45 anni che facciamo questa attività. Lavoriamo sia in ambito nazionale che internazionale, avendo vinto anche dei premi a livello sia nazionale come campioni d'Italia Piro Designer e anche a livello internazionale come campioni d'Europa in diversi paesi d'Europa. Uno spettacolo qui nella città di Montoro, ma come diceva, tanti spettacoli anche in giro per l'Europa e per il mondo. Come nasce però uno spettacolo? Come si mettono insieme le musiche e i fuochi? Come nasce, insomma, tutta la struttura dello spettacolo? Allora, l'idea viene innanzitutto dalla location, viene studiata prima la location, viene fatto uno studio delle distanze, uno studio della scenografia, dell'ambientazione, e successivamente poi si crea l'idea poi viene trasformata in un programma e questo programma poi gestisce tutto lo spettacolo. Il rappresentante del Comitato Festa ci ha raccontato dell'impegno collettivo. Diamo anche un po' di numeri a proposito dei quanti operano per la Pirotecnica Santa Chiara, quanto tempo occorre e quante persone per preparare uno spettacolo del genere? Ma la preparazione inizia già in azienda, quindi diciamo che noi siamo 12 in azienda. Per questo spettacolo qui abbiamo lavorato circa un mese e l'allestimento viene fatto in 2 giorni in 6 persone. Che cosa ci dite della nostra Irpinia, o meglio della città di Montoro, ospiti per alcuni giorni? Come siete stati accolti? Siamo stati accolti benissimo, persone ospitali fantastiche, veramente veramente fantastiche. Siamo felici di essere qui. L'anno scorso abbiamo registrato gli applausi conclusivi, tant'è che abbiamo avuto problemi nel sottofondo della diretta. Quest'anno ci auguriamo di poter replicare, perché no, incrementare ulteriormente il successo. Speriamo di incrementarli. In chiusura, è uno spettacolo che mette insieme i neonati e gli ultracentenari, appassiona tanti anche perché invita a tenere lo sguardo all'insù e invita anche un po', possiamo dirlo, a sognare, no? Lo spettacolo piromusicale. Sicuramente, poi questa colonna sonora che abbiamo preparato per questa sera è dedicata un po' a tutti. Ci sarà anche una parte iniziale di una poesia diciamo, in questi tempi, per i periodi di guerra che ci sono, dedicata, diciamo, un po' a tutti quelle persone che stanno soffrendo in questo momento, e in più particolarmente anche per i bambini, per gli anziani. Per chi piace la musica pop, la musica classica, è un purpurì. Trattenetevi, anche perché manca davvero poco. Vi abbiamo anche mostrato alcuni dettagli. Grazie a Maurizio Di Pietro, l'augurio di un buon lavoro naturalmente alla Pirotecnica Santa Chiara. Noi andiamo a parlare di sicurezza e lo facciamo con il contributo dell'architetto Enrico Barbato. Con l'architetto Enrico Barbato, responsabile della sicurezza di questo evento, migliaia di persone, uno spettacolo pirotecnico con fuochi anche dal basso, che cosa significa in termini di sicurezza? Andiamo a intervistare la gente. In termini di sicurezza significa sicuramente dover allestire una macchina organizzativa particolarmente complessa, per il quale hanno dovuto partecipare tutte le autorità, tutte le forze dell'ordine. Infatti colgo anche l'occasione per ringraziare l'amministrazione comunale, i carabinieri, la polizia municipale, perché è stato un lavoro di raccordo molto importante, complesso e articolato. Quest'anno crediamo di aver predisposto ancora meglio, di aver migliorato ancora di più, diciamo, tutte le misure di prevenzione per eventuali emergenze, che chiaramente ci auguriamo non capitino, però crediamo, insomma, di essere pronti per ospitare lo spettacolo pirotecnico. Ha portato, diciamolo, anche qualche modifica rispetto all'ultimo piano della sicurezza. Quali le novità? Le novità sono dei box che abbiamo creato proprio perché una delle criticità più forti si rilevano al momento del rientro della processione, per cui abbiamo creato un'area intermedia, un'area di filtro, una zona cuscinetto per consentire il regolare deflusso dei partecipanti diretti alla processione, consentirgli comunque di avere un'area riservata dopo aver partecipato a oltre 2 ore di processione, giustamente, e non avere intoppi, diciamo, con la restante parte del pubblico che assisterà allo spettacolo pirotecnico. I nostri telespettatori vedranno un momento in cui ci sarà la necessità di richiamare, riconsegnare un po' tutto il quadro della sicurezza. Chi materialmente dà l'ok per poter cominciare lo spettacolo? È un momento di raccordo tra le autorità, tra il responsabile della sicurezza e chiaramente il fuochista che darà via la vita allo spettacolo. Insomma. Quindi sarà lei a dare l'ok? Di fatto sì. Grazie. Buona serata, grazie a lei.
Da presidente e da coordinatore della Protezione Civile, l'invito a quanti in questi minuti stanno arrivando, visto che siamo in diretta in televisione ma anche attraverso le piattaforme social, quindi magari abbiamo qualcuno che sta col telefono cercando il varco giusto, spieghiamo esattamente come sono stati organizzati i diversi punti di accesso e come è importante anche dialogare con i tanti operatori della Protezione Civile che abbiamo già visto impegnati. Sì, i varchi di ingresso sono diciamo da via Roma, dalla farmacia, l'ingresso principale della farmacia De Felice, poi dal varco del tabacchino che è via Leone e poi dal varco principale, un altro varco principale e dal nord di Montoro tra Misciano e Torchiati l'altro varco d'ingresso. Ecco, un messaggio importante anche in termini di gestione proprio della serata, per quanti stanno raggiungendo questo punto anche attraverso Maps, l'invito è a parcheggiare anche nelle frazioni Contermini per poi godere di una passeggiata anche un po' al fresco stasera. Sì, è importante perché comunque le strade di accesso sono pure via di fuga, è meglio parcheggiare nelle periferie delle frazioni periferiche come Caliano, Sant'Eustacchio, Misciano, Torchiati, e quattro passi perché sono veramente 300-400 metri e si arriva al centro dell'incendio del campanile. Qui al punto dell'incendio, quanti volontari, quante persone impegnate, quanto tempo si lavora per la sicurezza di tutti? Vediamo oramai migliaia e migliaia di persone. Diciamo siamo iniziati alle 18 tutto per l'organizzazione, però è tutto un lavoro nei giorni precedenti per organizzare questa manifestazione, perché è una manifestazione importante e dobbiamo garantire la sicurezza di tutte le persone. Quanti volontari? I volontari sono circa 10 mensi d'emergenza, intorno a 50 persone. Grazie Presidente e buon lavoro in questi minuti così caldi. Noi torniamo per un istante all'interno della chiesa e ci facciamo raccontare da Michelangelo Pompa che cosa significa per un abitante di questa comunità riscoprire questa giornata nel segno dei Santi Pietro e Paolo. Quanto è importante per i montoresi e in particolare quanto è importante per la comunità dei fedeli di San Pietro questa giornata? Buonasera a tutti, ma io penso che questa giornata è un patrimonio per Montoro, perché l'incendio al campanile, io da bambino me lo ricordo e ci ha sempre tenuti legati a questo evento che non riusciamo a staccarci. Ogni anno vogliamo fare sempre di più, ma non so fino a che punto. Altri paesi limitrofi cercano di imitarci, ma oddio, a noi fa piacere sentire che altre, non so, a Solofra adesso c'è stato l'incendio, ho sentito dire anche a Mercato San Severino. Fa piacere di questo, vuol dire che è una cosa bella che va fatta, anche se il nostro è un patrimonio che va conservato e è una tradizione che rimane e per noi sanpietresi e montoresi non riusciamo a staccarci. Abbiamo deciso di raccontarlo in diretta anche perché questo è uno degli eventi che mette insieme i neonati e gli ultracentenari. Infatti noi cerchiamo di trasmettere ai ragazzi, pure io alle mie nipotine cerco di dirgli che è una cosa bella l'incendio. L'incendio è partito, come diceva un libro dell'insegnante Marinetta Vitale, è partito che forse inizio Novecento, ma non ricordo, si parlava di un buon auspicio per i raccolti in campagna, quindi loro accendevano dei falò sul campanile. Perché il raccolto stava andando bene, i lavori in campagna, quindi andava tutto bene, allora festeggiavano in questo modo. Oggi festeggiamo in un altro modo, festeggiamo in modo appunto più in modo che calorosi, sì, infatti cerchiamo di scegliere sempre il meglio. Prima c'era Vaccalluzzo, campione del mondo di piromusicale, adesso è venuta la pirotecnica Santa Chiara, l'amico Maurizio che comunque è una grande ditta di pirotecnica accreditata in tutta Italia, quindi cerchiamo sempre il meglio e a noi fa piacere che tanta gente ci segue. Chi vedrà per la prima volta questo spettacolo che cosa si deve aspettare?
Io, chi vedrà per la prima volta questo spettacolo, il prossimo anno tornerà sicuramente, ma tornerà per sempre, perché, oddio, io vedo la gente che applaude, impazzisce a vedere questi fuochi che schizzano dappertutto, e quindi è una cosa piacevole, diciamo, quindi invito tutti a venire a San Pietro di Mondoro il 29 giugno. Grazie. Allora, mi tocca riepilogare i canali di trasmissione digitale terrestre, 99 e 112, 99 per quanti sono sintonizzati dalla provincia di Avellino, 112 per la provincia di Salerno, tutti i canali social di Telespazio 1 e Telespazio 2. Io invito Ciro Merlino, che sta curando magistralmente questo collegamento, e ringrazio Palmiero Napoli in regia, a una panoramica su questa piazza che si riempie sempre di più, ed è una panoramica che racconta di quanto questo spettacolo sia uno spettacolo sentito, quanto metta insieme il momento di fede, la tradizione, ma anche, perché no, il piacere di ritrovarsi uno accanto all'altro. Sappiamo, naturalmente, inutile tornarci su, quanto è importante questo racconto. Allora, proveremo questa sera a trovare chi è qui magari per la prima volta, ci faremo raccontare del perché ha scelto di essere qui, ma ci facciamo anche raccontare da qualcuno che questa festa la vive. Il signor Simone, da quanto tempo? Sono quasi 10 anni. Che cosa la spinge ogni anno a tornare? Che diciamo, è un santo che mi appartiene, Simon Pietro, perciò io mi chiamo Simone, però c'è Pietro, e mi piace vederlo tutti gli anni, anche perché è una festa che ci attira, sì, ci attira molto, insomma. Ecco. In compagnia di sua moglie? Sì, sempre, è normale. Signora, quest'anno ci sarà anche un inizio dedicato alla pace, in un momento così importante. È bello anche che questi fuochi non siano solo uno spettacolo, ma abbiano un contenuto. La pace di tutto, della finita, guerra, tutto. E intanto, per essere qui in prima fila, vi siete dovuti muovere con largo anticipo. Cioè, siamo da parecchio, è un'oretta e mezza. Siamo da un'oretta e mezza qui a aspettare. Si sta piacevolmente, però. Certo, lo facciamo ben volentieri. Senza stancare. E allora, buono spettacolo, visto che avete guadagnato questa prima. I nostri telespettatori, raccontiamo, resteremo in diretta a questo punto, il suono delle campane ci preannuncia l'arrivo della processione con i santi Pietro e Paolo, ascoltiamo in sottofondo anche la banda musicale che arriva da Conversano, c'è il coinvolgimento, lo raccontava Giuseppe Della Rocca, di tanti, tantissimi anche artisti del mondo musicale. Abbiamo raccontato prima, a proposito invece del piro musicale, della pirotecnica Santa Chiara, e i fuochi che ci raccontano appunto questo momento. Invito il nostro operatore anche a riprendere i balconi che ci sono sulla piazza, su Piazza Mercato qui a San Pietro. Quelle sono posizioni particolarmente contese. Lo scorso anno abbiamo raccontato questo evento dall'alto, lo abbiamo fatto con un momento di estremo raccoglimento nella processione, poi il momento dello spettacolo dei fuochi anche lo scorso anno. Proviamo ad avvicinare ora il momento della processione, dunque lasciamo che l'audio sia anche quello della processione, il momento con l'arrivo dei santi, e poi torneremo a raccontare dello spettacolo dell'incendio. Maria,
Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. E continuiamo a raccontare della processione con le immagini. Dell'arciconfraternita in un momento che è quello religioso, siamo nel momento conclusivo della processione prima di raccontare dell'incendio. Ci auguriamo nei prossimi momenti di festa di poter raccontare anche della processione. È una domanda che abbiamo già rivolto ma che ci piace rifare: che cos'è per chi vive questa comunità questo momento di festa? Questa comunità ormai da secoli vive per San Pietro e Paolo, perché San Pietro e Paolo insomma sono i nostri patroni, e la confraternita offre il servizio ai santi facendo la processione in divisa ufficiale, cioè con tutte le insegne e dando onore ai santi. Noi, la confraternita che vive ormai da 300 anni, dal 1701, ha da sempre accompagnato i santi patroni lungo il percorso cittadino, quindi noi siamo onorati di partecipare a questo evento religioso. È importante che l'evento religioso trovi anche accanto al momento civile un significato di profonda aggregazione, ritrovarsi soprattutto di questi tempi è cosa importante. Esatto, soprattutto dopo quel periodo buio della pandemia dove tutto si è fermato. Noi l'anno scorso abbiamo ripreso molto lentamente, quest'anno finalmente abbiamo ripreso in pieno quelle che sono le nostre attività e vogliamo riprendere a essere aggregativi, perché la confraternita è proprio quello, cioè aggregare per pregare insieme. Allora ci ritroviamo proprio in questo momento di preghiera con il sacerdote, quindi ringraziamo ancora Gerardo Russo che ha rappresentato, e lo ringraziamo per questo, l'arciconfraternita. Grazie agli apostoli di intercedere per noi presso il Padre, che benedica le nostre famiglie, scelta copiosa la nostra comunità parrocchiale, la sua benedizione, e porti in noi frutti di grazia e di ogni bene. Se riusciamo a vivere questo momento, questo ultimo momento in silenzio prima di ricevere la benedizione, invochiamo l'intercessione dei santi. In queste settimane, in questi ultimi giorni, abbiamo riflettuto sulla grandezza ma anche sulla bellezza della nostra fede cristiana. Sia Pietro che Paolo hanno sposato una causa che è quella del Vangelo, dove viene annunziata una vita che deve essere vissuta bene, in profondità,
non in superficialità, una vita che deve essere spesa per un unico e grande amore, che è quello del padre che ce l'ha testimoniato attraverso il dono del figlio e chiede a noi testimoniando con la potenza e la grazia dello Spirito Santo. Oggi, più che mai, ognuno di noi sente il bisogno, la necessità di sentirsi voluto bene. Tutti aspettiamo un ti voglio bene, un mi manchi, ti vorrei abbracciare, vorrei sentirti, perché abbiamo bisogno di una persona che ci viva accanto, una persona che condivida con noi le giornate, così come delle giornate condivida le gioie, ma anche gli insuccessi, i fallimenti. Quello che è accaduto a Pietro e a Paolo. Dai testi del Nuovo Testamento sappiamo che raramente si sono incontrati, ma di sicuro i testi dicono qualcosa di nascosto che nell'Eucaristia, ma anche nell'annuncio del Vangelo, quotidianamente rinnovavano il loro incontro. Perché Gesù ce l'ha promesso, dove due o più sono riuniti nel mio nome, io sono in mezzo a loro. E questo è il motivo che ci ha uniti anche tutti noi stasera, nel suo nome, per intercessione e per la testimonianza di Pietro e Paolo. Allora noi che nutriamo questa particolare devozione verso i Santi Apostoli, chiediamo che davvero possa nascere quotidianamente il desiderio di conformarci sempre più a loro e chiedere a Cristo di conformarci a Lui. A volte pensiamo che dobbiamo fare noi la scelta di conformarci all'amore che è Cristo, ma è Cristo stesso che ci conforma a Lui, è Cristo stesso che ci chiama a Lui e ci chiede di vivere con coerenza la vita della nostra fede. Allora concludiamo proprio e chiedo a tutti quanti voi di rinnovare in questo momento la nostra fede, di rinnovare quel sì che nel giorno del battesimo i nostri genitori hanno detto a Dio per conto nostro e che noi liberamente siamo chiamati nella vita di tutti i giorni a testimoniare. Credete in Dio, Padre Onnipotente, Creatore del cielo e della terra? Rispondiamo forte per sentire la bellezza del nostro sì a Dio. Credete in Gesù Cristo, suo unico figlio, nato da Maria Vergine, che morì e fu sepolto, è risuscitato dai morti e siede alla destra del Padre? Credete nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione della carne e la vita eterna? Diciamo insieme, questa è la nostra fede. Questa è la fede della Chiesa. E noi ci gloriamo di professarla in Cristo Gesù, nostro Signore. Amen. Prima della benedizione è doveroso in questo momento rivolgere alcuni ringraziamenti in maniera particolare a tutti quanti voi, le comunità parrocchiali della comunità di San Pietro, di Caliano, di Santo Eustachio, a tutti coloro che hanno contribuito per la realizzazione dei festeggiamenti in onore dei Santi Apostoli Pietro e Paolo. Un grazie carico anche di affetto e di gratitudine al Comitato Festa per il loro impegno, per la riuscita di questi solenni festeggiamenti. Un grazie a tutta l'amministrazione comunale, al sindaco, avvocato Girolamo Giaquindo, a tutte le autorità. Raccontiamo di una giornata di fede, di una giornata che mette insieme le tradizioni, di una giornata, è fantastico questa piazza mercato, mette insieme tanta gente. Questo è complicato da guardare perché guarda, si lavora ogni giorno intorno alla possibilità di creare i presupposti di una comunità, poi la comunità alla fine ti restituisce lei la forza di guardare avanti. È uno degli eventi
della nostra tradizione montorese, il quale è diventato non più la festa di San Pietro e Paolo, che è la tradizione per cui oggi siamo in questa giornata, in questo posto, ma è diventato ormai una tradizione riconosciuta dalla comunità, intorno alla quale la comunità si ritrova su valori religiosi, valori di condivisione di uno spettacolo, ma soprattutto il recupero di tradizioni che diventano praticamente il perimetro di un cammino di comunità. In diverse occasioni invita i cittadini a essere impegnati, a essere partecipi. Questa festa, diciamo, è una dimostrazione di quanto sia importante la partecipazione e l'impegno in prima persona. Allora, questa è la cosa che noi, sulla quale stiamo lavorando, la creazione di una comunità, sentirsi tutti quanti per superare quelle nostre, la nostra frazionalità, e quindi ognuno riconoscere gli eventi di Montoro non come un evento perimetrato ad una frazione, significa la direzione è quella giusta. Lo facciamo con questo, che è diventato ormai un elemento istituzionale, lo faremo con una, lo stiamo facendo con una serie di altri elementi e scelte amministrative, dalla digitalizzazione che accorcia le distanze, ma soprattutto gli elementi culturali e sociali diventano l'elemento cardine su cui costruire la comunità stessa. È un'occasione per fare di Montoro anche il centro di questo comprensorio e di questo territorio. Abbiamo intervistato tantissime persone provenienti anche dall'ambito salernitano. A chi ci sta seguendo in diretta e magari sta arrivando, quale invito? È l'invito proprio a godersi questi elementi, che sono elementi di una grande caratterizzazione della comunità, ma che sono elementi che hanno la capacità di importare, rendere curioso il nostro territorio, rendere appetibile il nostro territorio. Ti ripeto, perché chi viene innanzitutto si sente facente parte di una comunità capace di accogliere e capace di valorizzare i propri elementi culturali. Stasera è una serata particolarmente bella, ma ieri sera l'elemento di preparazione forse è stato ancora per la nostra comunità ancora più significativo, perché guardare indietro, guardare un anno di vita di una comunità che non è mai sempre soltanto un anno di gioia, ma può essere anche un momento, anche momenti di grande tristezza, e poter invece fare di quei momenti anche difficili la comunità grande elemento di collante, grande elemento di aggregazione, allora significa che veramente la strada è quella tracciata, è quella giusta, e soprattutto è la comunità che ci sta dicendo che la strada è quella giusta. Quindi veramente l'invito è venire e possibilmente restarci e godersi con noi la serata. Grazie al sindaco Gerolamo Giaquinto per questo invito e anche per questa importante sottolineatura sul significato della comunità. Manca davvero pochissimo da parte del comitato anche l'invito a spegnere le luci, vedete anche quanti saranno impegnati direttamente proprio in primissima linea nel raccontare delle vicende relative alla sicurezza. Noi ovviamente, a proposito di sicurezza, cominciamo a guadagnare la nostra postazione, dalla quale vi racconteremo dello spettacolo piro musicale con la pirotecnica Santa Chiara. L'attenzione ora è tutta rivolta alla chiesa dei Santi Pietro e Paolo.
Allora continuiamo nel nostro racconto perché manca ancora qualche istante, approfittiamo, lo ringraziamo per questo, l'amministratore della città di Montoro, Nunzio Fiorilli, abbiamo ascoltato il sindaco, ma in questo caso una doppia veste perché il comitato festa ci ha raccontato anche dell'impegno di un professionista nel consentire al comitato di svolgere tantissimi adempimenti, perché questo momento che stiamo per vivere c'ha un racconto molto importante dietro, oltre che storico, anche possiamo dire così tecnico. Sì, vabbè, è chiaro, oltre all'evento, all'importanza storica dell'evento e soprattutto il festeggiare i nostri patroni Santi Pietro e Paolo, chiaramente l'impegno del comitato è costante, ci sono tanti adempimenti amministrativi da porre in essere, quindi che cominciano già da qualche mese prima l'inizio della festa, e io non posso che ringraziare l'impegno e la dedizione dell'intero comitato, perché mi posso garantire, avendolo anche fatto negli anni passati, qualche anno addietro, che e non è semplice gestire e portare avanti un evento del genere, perché magari anche in altre piazze le feste insomma sono un po' canoniche, qui l'incendio del campanile necessita di attenzioni particolari sia dal punto di vista amministrativo che adempimenti burocratici inevitabili per tutte le autorizzazioni che necessitano. La sicurezza, come vedete, c'è un sistema di sicurezza importante, un piano di sicurezza importante, per cui un plauso agli amministratori che sono sempre vicini al comitato, alle maestranze anche religiose, ma il plauso fondamentale va all'intero comitato per la dedizione che ci mettono ogni anno, quindi è importante. Se dovessimo provare a contare le presenze rischieremmo di perderci l'intero spettacolo. Sì, credo di sì, come potete vedere la gente arriva fino in fondo alla piazza come ogni anno, quindi sono migliaia di persone, noi siamo contenti per questo, è un evento storico, lo sappiamo qui a San Pietro sono decenni che si fa questa manifestazione, quindi l'incendio del campanile, è un momento anche di attrazione turistica perché inevitabilmente gente da fuori viene a Montoro, a San Pietro in particolare, a Montoro in generale, per vedere questo spettacolo meraviglioso, e quindi noi siamo contenti, quindi ripeto un ringraziamento profondo al Presidente del Comitato, ma a tutto il Comitato in genere, perché non c'è un vero e proprio Presidente, ovviamente è sempre il Parroco, però ci sono diversi ragazzi che si impegnano per questo evento, per cui un plauso solamente. Siamo davvero tra gli ultimi, oltre naturalmente quanti sono responsabili della sicurezza, a guadagnare questo spazio, dicevamo anche l'organizzazione della sicurezza è elemento fondamentale. Sì, fondamentale, chiaramente anche noi dobbiamo stare dietro le transenne, ci sono delle distanze di sicurezza da rispettare, ne approfitto anche per ringraziare tutte le forze dell'ordine, i carabinieri, la polizia municipale, abbiamo qui anche la comunità montana, ricordo ancora la polizia municipale, l'ho detto, i carabinieri, per cui la Procivis che è sempre presente è un organo fondamentale per garantire la sicurezza e l'espletamento di questi eventi. Allora non ci resta che invitare quanti ci stanno seguendo in diretta a godere di questo spettacolo. A godersi lo spettacolo, certo, grazie a te. Alla nostra regia ora. Con Don Domenico Spisso che ringraziamo per la disponibilità, siamo proprio tra qualche istante per cominciare, per sottolineare che il nostro impegno il prossimo anno sarà seguire l'intera processione, per ragioni tecniche non abbiamo potuto, ci dedichiamo al momento civile. Quanto è importante mettere insieme però questi due momenti rispetto al senso di comunità, Don Domenico?
senza dubbio questo rispecchia proprio il senso di comunità, perché la comunità è fatta da una fede che si deve incarnare poi nella vita di tutti i giorni, e questi sono momenti che non solo ci mettono insieme per un interesse, per una curiosità, forse per tanti, ma per noi della comunità parrocchiale di sicuro è una coniugazione di due momenti che appartengono alla nostra vita, alla vita di tutti i giorni, perché del resto siamo sempre combattuti tra il vivere e professare la fede, così come vivere anche momenti che potremmo definire più profani, più mondani rispetto ad una vita di fede vissuta, ecco, più nella concretezza o anche nell'immediatezza proprio del rapporto con la parola, così come anche con i sacramenti. Il sindaco, con estremo tatto, con estrema delicatezza, ha sottolineato che questa comunità ha vissuto anche dei momenti molto difficili, anche da spiegare, dei momenti anche particolarmente dolorosi, e in questo momento di comunità i messaggi vanno anche a quanti hanno vissuto e vivono inevitabilmente, dato i recenti avvenimenti, dei momenti particolarmente dolorosi. Senza dubbio i momenti di festa, credo che per queste famiglie colpite da dolore, sono momenti più difficili, per non definire forse i più brutti, perché i ricordi più belli affiorano alla mente. Senza dubbio e con convinzione il pensiero va al piccolo Pietro, che ci ha lasciato meno di 2 mesi fa, così come anche a Francesco, quel bambino ragazzino di Borgo che ha fatto una scelta tragica, e soprattutto in maniera particolare attraverso Francesco, attraverso Pietro, il pensiero va con la preghiera a tutte le loro famiglie. Noi siamo convinti, siamo certi, e questo lo professiamo con viva fede, che il Signore non fa mancare la sua protezione, la sua benedizione, e ci danno appunto i santi perché siano compagni e maestri di vita e anche guide nel cammino, così come anche sostegno e presenza di un amore di Dio che chiede all'uomo di essere accolto, ma anche chiede all'uomo di farsi amare nel suo dolore, del resto come è accaduto a Paolo, che si è lasciato amare nelle sue debolezze, e come è accaduto a Pietro, che si è lasciato amare proprio nella sua miseria. Un'ultimissima battuta, è un tema che ci accompagna purtroppo da mesi, anche in questa occasione, il tema della pace accanto a quello dell'amore, e nello spettacolo piromusicale. Ieri il Papa Francesco, nei primi vespri proprio della festa di Santi Apostoli Pietro e Paolo, chiedeva a tutta la comunità cristiana proprio di pregare in questo giorno per la pace in Ucraina, e il Papa sottolineava: vi posso assicurare che un popolo che soffre e soffre tanto perché la pace ancora non gli è consentita. Sappiamo bene che la pace nasce dal dialogo e soprattutto dal desiderio di dialogo tra le persone, e noi continueremo a pregare, così come abbiamo fatto da quel febbraio in cui è scoppiato il conflitto tra l'Ucraina e la Russia, perché davvero anche la preghiera degli Apostoli possa intercedere verso il Padre e farci dono della pace, che è il dono di Cristo risorto dato a tutta l'umanità. Grazie davvero a Don Domenico, e noi diamo nuovamente la linea alla regia, questa volta garantendovi che siamo davvero a qualche istante dall'inizio dello spettacolo piromusicale. Che le ha detto a tutti noi?
un po' in punto, tu hai troppo male, ma la chimica del mondo. Poi poi mica mi hai registrato per te. E i bambini non hanno detto che non voglio dire. Allora mi hai pietà, Signore, tu mi hai pietà. Certo che ti amo, tu lo sai, Signore, e mi ami anch'io di chiunque altro. Tre volte me lo chiedi, Signore, proprio tre volte, come il numero di volte che io ti ho rinnegato quel giorno. Ma tu sei tutto, Signore. Sai che ti amo più della mia vita. Allora lascia le mie guerre, guidare tu, Pietro, il mio nome. Questo è il tuo compito. Ti ho mancato nei tuoi confronti, Signore, ho mancato. È anche per questo che ho scelto te. Ed è per questo che adesso ti scelgo di nuovo. Ma in verità ti dico, quando eri giovane, ti cingevi la veste da solo e andavi dove volevi. Ma quando sarai vecchio, allora tenderai le tue mani. Tenderai le tue mani a un altro, ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi andare. E così sia, così sia. Io posso dirti di parere come il nostro Signore, ti prego di santa croce al contrario. Continuo a farlo.
fino agli estremi confini della terra. Questo è solo l'inizio. Cari fratelli e sorelle, quella che Pietro pronuncia è una professione di fede che non si basa sulla sua comprensione umana, ma è ispirata da Dio. E per il pescatore di Galilea fu l'inizio di un cammino. Dovrà in effetti passare molto tempo prima che la portata di quelle parole entri a fondo nella sua vita, coinvolgendola interamente. C'è un apprendistato della fede che ha riguardato anche gli apostoli Pietro e Paolo, simile a quello di ognuno di noi. Anche noi crediamo che Gesù è il Messia, il Figlio del Dio vivente, ma occorrono tempo, pazienza e tanta umiltà perché il nostro modo di pensare e di agire aderisca pienamente al Vangelo. Di questo l'apostolo Pietro fece esperienza immediatamente, proprio dopo aver dichiarato a Gesù la propria fede, quando lui annuncia che dovrà soffrire ed essere condannato a morte, rifiuta questa prospettiva che considera incompatibile con il Messia. Si sente addirittura in dovere di rimproverare il Maestro, il quale a sua volta lo apostrofa: «Va dietro a me, Satana, tu mi sei di scandalo, perché non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini». Pensiamoci, non succede lo stesso anche a noi? Noi ripetiamo il credo, lo diciamo con fede, ma davanti alle prove dure della vita sembra che tutto vacilli. Siamo portati a protestare col Signore, dicendogli che non è giusto, che ci devono essere altre vie, più diritte, meno faticose. Viviamo la lacerazione del credente, che crede in Gesù, si fida di Lui, ma nello stesso tempo sente che è difficile seguirlo ed è tentato di cercare strade diverse da quelle del Maestro. Anche l'apostolo Paolo ha il proprio percorso. Anche lui è passato attraverso una lenta maturazione della fede, sperimentando momenti di incertezza e di dubbio. Il cammino di fede non è mai una passeggiata per nessuno, né per Pietro né per Paolo, per nessun cristiano. Il cammino di fede non è una passeggiata, ma è impegnativo, a volte arduo. Anche Paolo, divenuto cristiano, dovette imparare ad essere fino in fondo in maniera graduale, soprattutto attraverso i momenti di prova. Alla luce di questa esperienza dei santi apostoli Pietro e Paolo, ognuno di noi può domandarsi: quando professo la mia fede in Gesù Cristo, il Figlio di Dio, lo faccio con la consapevolezza di dover sempre imparare, oppure presumo di aver già capito tutto? E ancora, nelle difficoltà e nelle prove mi scoraggio, mi lamento, oppure imparo a farne occasione per crescere nella fiducia verso il Signore? Egli, infatti, scrive Paolo a Timoteo, ci libera da ogni male e ci porta in salvo nei cieli. La Vergine Maria, Regina degli Apostoli, ci insegni ad imitarli, avanzando giorno per giorno nella via della fede. Buon cammino a tutti. Vai, va. No.
E non portavo a musicofono. No, però sta così. Tamburi di guerre lontane, echi di cannone che spazzano anime, il rumore delle spade tra le urla dei soldati, il vento cala un pietoso sipario su orizzonti di fumo e di terra, uomini contro uomini, madri contro madri, nulla contro nulla. Ma anche la follia deve avere una fine, che tutte le bandiere diventino bianche, che ogni odio si arrenda alla pace, la ruggine marcisca le asce sepolte e che il fuoco torni ad essere gioia, i boati nel cielo calda e struggente emozione, mentre la mano di un vecchio stringe la mano di un bimbo, testimoni all'unisono della stessa meraviglia. Nessuno abbia paura, noi, i signori del fuoco, siamo tornati e il cielo non basterà. Signore e signori, buon divertimento.
combattere una guerra da soli.
Concludiamo con questo momento di gioia collettiva, con gli apprezzamenti per quanto fatto dalla pirotecnica Santa Chiara, è l'immagine che ci regala Piazza Mercato in questa giornata. Salutiamo quanti ci hanno seguito attraverso le nostre piattaforme, quanti ci hanno seguito soprattutto attraverso i nostri canali del digitale terrestre. Un ringraziamento al Comitato Festa, a Don Domenico che ha partecipato alla nostra diretta, alle autorità, doveroso sottolineare anche l'ottimo piano per la sicurezza con l'architetto Enrico Barbato che ci ha raccontato di tanti dettagli. Grazie davvero a tutti, un grande ringraziamento a Ciro Merlino per il coordinamento qui da Piazza Mercato, a Palmiro Napoli in regia. Ringraziamento più grande a voi tutti, l'appuntamento all'anno prossimo ancora una volta per l'incendio qui da San Pietro di Montoro. A voi.